Buon pomeriggio a tutti e a tutti, grazie per essere qui. Io sono Vittorio Martone, sono un sociologo dell'ambiente e ho l'onore di coordinare questa conversazione pomeridiana che è la terza, diciamo, terzo panel attorno all'iniziativa Memory Matters. E come sapete, diciamo, è attorno ad un'iniziativa che si collega alle installazioni, alla mostra al Parco del Valentino, che propone riflessioni su decostruzione di memorie collettive cristallizzate nello spazio pubblico. Quindi monumenti, simboli, iconemi di un paesaggio istituzionale che è coloniale e la sua decostruzione attraverso iniziative. Abbiamo con noi Leone Contini, che è uno degli artisti coinvolti in questa mostra, e poi potremo entrarci un po' più nel dettaglio. Quindi approfitto subito per ringraziare chi ha promosso e realizzato questa iniziativa: Biennale Democrazia, Fondazione Sandretto Rere Baudengo e Black History Month Florence. Ringrazio poi per l'invito in particolare Massimo Cuono e Gabriele Magrin per avermi invitato qui. Io davvero sono stato fortunato di entrare in questa riflessione, quindi di andare essere accompagnato a vedere queste installazioni e esercitarmi a problematizzare quello che è un paesaggio inconsapevole, una serie di simboli, la monumentalità di uno spazio espositivo che quotidianamente incrociavo e non avevo mai tematizzato, sebbene un po' di fastidio attorno ad una serie di simbologie cristallizzate in quello spazio si percepisce nella sua colonialità, no? È uno spazio paradigmatico delle esposizioni coloniali, imperiali, e quindi l'invito a problematizzarlo è molto interessante. Lo è stato fatto nei precedenti incontri attorno alle questioni di genere, nel dominio da quel punto di vista, attorno all'immaginario. Oggi lo facciamo attorno, ecco, a un'ecologia politica decoloniale, quindi vale a dire come il colonialismo sia strettamente collegato ad una ideologia di dominio della natura, all'invenzione, ecco, quasi della natura, è proprio le origini storiche dell'estensione di un modo di produzione che si accompagna anche ad una invenzione di una natura con la N maiuscola, che è un qualcosa di esterno da catalogare, da esplorare. Uno dei simboli, dei monumenti che vengono problematizzati nell'opera di Ferrini è attorno agli esploratori. Cosa esploro? È già pregno di dominio. L'esplorazione per il dominio, lo stesso accade con la natura. Oggi lo discuteremo sul non umano, quindi l'animale, ne discuteremo sul non umano, tutte le altre, ecco, le altre diciamo, componenti dell'ecosistema, al momento non so neanche come discuterne. L'importante è, ecco, problematizzare oggi da questo punto di vista il modo in cui nello spazio pubblico i simboli, la monumentalità coloniale rechino anche un preciso principio, che è quello della organizzazione dell'umano e del non umano in uno spazio geografico. Quindi le colonie hanno anche significato questo. Malcolm Ferdinand, un'ecologia decoloniale, parla di abitare coloniale. L'abitare coloniale è un modo di organizzazione della natura, e quindi le retoriche che, diciamo, del collasso, dell'antropocene, che ci stanno anche un po' più spingendo nella riflessione attorno alla crisi ecologica, sono retoriche da problematizzare, perché sono retoriche dell'emergenza, come se l'antropos nel suo insieme avesse inventato questa natura per dominarla. È una parte dell'umanità che lo ha fatto in un preciso momento storico, e la colonialità si collega a tutto questo. L'ho fatta anche troppo lunga, mi scuserete, e sono i temi di cui da tempo mi occupo, e ho la fortuna oggi di parlarne da tre angolature, perché abbiamo Leone Contini, quindi un artista noto per le riflessioni attorno alla cooperazione, per semplificare, tra
tra le specie, tra i vegetali, e diciamo, mostra interventi e collaborazioni. Qui prendo qualche spunto perché gli ospiti hanno lunghi percorsi, quindi collaborazioni, mostre, interventi, Berlino, Laus der Kultur in der Welt, a Stoccarda, Schloss Solitude, ho anche chiesto prima, a Lica di Lione, al Pub qui a Torino, manifesta a Palermo, che è il momento in cui ho conosciuto la sua opera, proprio per questo tematizzare. Ecco, la sua ricerca si colloca lungo il margine tra arte e lavoro etnografico, le sue pratiche includono narrazioni testuali, audiovisuali, installazioni, lecture performance, interventi laboratoriali, poi ci racconterà anche dell'opera che è presente al Parco del Valentino. Federica Timeto, alla mia destra, è una collega, insegna sociologia delle arti e critical animal studies all'Università Ca' Foscari di Venezia, si occupa di studi culturali e postcoloniali, arti visive, studi della scienza e della tecnologia, e lo fa da una prospettiva, e qui viene la peculiarità dell'incontro di oggi, transfemminista e antispecista. Faremo attenzione allora a questo punto di vista importante. Fa parte della redazione di studi culturali e della rivista militante che mi invito davvero a navigare, Liberazioni, è open, comitato scientifico post-filosofia, recentemente ha pubblicato Bestiario Haraway per un femminismo multispecie, è qui il cor... ah, c'è un po' di eco? Sentite eco anche voi? No, no, solo per noi. Solo qui. Ah, ok. E anche qui, insomma, il lavorare su Don Haraway dall'inglese è una grande sfida. Andreas Weber insegna ecofilosofia all'Università della Cultura di Berlino, delle Arti. Università delle Arti. Delle Arti di Berlino, Der Künste di Berlino. È biologo, filosofo, dire finissimo scrittore. Quello che piace molto di Andreas Weber è il discutere diciamo il riflettere filosofico attraverso una poetica oltre che accessibile anche empatica. Anche giornalista, si è laureato in biologia marina, ha lavorato con il biologo ed epistemologo Francisco Varela a Parigi, che è un altro mito per quanto riguarda i miei vecchi studi. Tra i suoi ultimi lavori, Enlightenment, Toward a Poetics for the Anthropocene, e l'ultimo, Sharing Life, The Ecopolitics of Reciprocity. Reciprocità, animismo, dopo ne parleremo, collabora con numerose testate, è un visiting professor all'Università delle Scienze Gastronomiche. Allora, velocemente, a me piacerebbe provare a fare più giri, il primo giro è attorno a quello che ci dicevamo in apertura, quindi comincerei con Leone Contini, rispetto a partire dalla sua opera, ecco, quali memorie lasciarci indietro, ovvero... quali aspetti di questa cultura del dominio cristallizzati nello spazio possiamo un po' problematizzare, ecco, decostruire? Allora sì, vi racconterò un po' come nasce questa struttura, che nonostante nella mia introduzione si parli di azioni laboratoriali, in questo caso si tratta effettivamente di una scultura di fatto. Allora nasce, diciamo, l'innesco dell'ideazione che poi porta a questo oggetto, l'occasione, diciamo, è la contiguità tra il Museo Lombrosiano e il Museo della Frutta. Appunto, nella mia prima visita qui a Torino, siamo andati a fare un giro di Valentino, Fartoum Mohamed mi ha raccontato mi ha permesso di visualizzare tutta questa storia coloniale invisibilizzata. Poi siamo andati al Museo Lombrosiano e con lo stesso biglietto abbiamo anche fatto il biglietto per il Museo della Frutta, no? E chiaramente io ho deciso in qualche modo di non cimentarmi direttamente con il Museo Lombrosiano, che è già al centro di riflessioni, di critiche, e sapete, immagino, tutte le vicende legate alle domande di restituzione dei resti umani. E quindi in qualche modo ho pensato che in realtà la sfida poteva essere proprio raccontare la violenza del display museale in riferimento al Museo della Frutta, che anzi dopo il Museo Lombrosiano rappresenta quasi una boccata di ossigeno, no? Quasi, cioè, si passa da questi accumuli di crani marchiati con numeri a accumuli di mele,
che in qualche modo ci fanno subito pensare a una possibile detossificazione. In realtà poi tutta questa, e anche alla biodiversità, quanto è bella la varietà delle mele prima delle monoculture, in realtà c'è una violenza intrinseca molto poco visibile ma molto forte anche in questo tipo di display, anche solo per il fatto che tutta questa varietà, questa biodiversità viene nominata, viene incasellata secondo un criterio tassonomico e poi in qualche modo, e poi c'è questa ambizione di creare un racconto esaustivo del mondo delle mele, quindi c'è un'azione, un atto di dominio conoscitivo sulle mele e quindi sull'universo in qualche modo. Oltretutto poi c'è tutta la dimensione dell'aspetto della domesticazione, no? Quindi in qualche modo le mele sono allo stesso tempo manipolate dall'umano. Quindi da un lato c'è questa specie di finta innocenza del Museo delle Mele e dall'altra parte c'è il botanico, altro elemento con cui mi sono messo in dialogo. Ora, alcuni orti botanici, anche per esempio quello di Palermo, è stato espressamente connesso alla storia coloniale, c'era addirittura il giardino coloniale dentro l'orto botanico di Palermo, che era una stazione di acclimatazione, esatto, per varietà appunto che provenivano dalle colonie. Il botanico di Torino ha una storia anche qui apparentemente più innocente, ma in realtà anche il Museo di Torino ha una vocazione innanzitutto universalistica e poi di colonizzazione, se vogliamo, della dimensione alpina, per esempio, no? Si parlava prima insomma, quindi l'estrattivismo è rivolto verso l'arco alpino, la fascia alpina. E quindi sì, c'è un'estrazione di conoscenza attraverso la nominazione, c'è questa ossessione della nominazione universale, quindi dall'Inneo in poi l'Occidente si impadronisce della denominazione di tutte le specie vegetali del mondo, insomma, molte specie vegetali del mondo, andando anche a in qualche modo a sradicare le altre denominazioni, no? Ci sono erbari cinesi antichissimi che oggi non hanno quelle denominazioni oggi non hanno alcun valore, quei nomi sono, diciamo, come si potrebbe dire, vernacolari in qualche modo nel linguaggio globale ormai, no? Appunto Bak Choy, Shang Guzai, Xiao Bai Cai, no, sono, si possono utilizzare in conversazioni informali, ma poi nell'articolo scientifico bisogna usare Brassi Carapa Chinensis, no? E quindi appunto c'è questa violenza, tra l'altro poi appunto sì, una piccola riflessione, mentre lavoravo su questi musei ho avuto proprio questa visione del museo come una diga, no? Che ostruisce un corpo d'acqua e quindi non è solamente un accumulo di oggetti, ma è un accumulatore, cioè diventa la collezione che poi diventa museo, diventa una specie di dispositivo che si autoalimenta, che immagazzina più questo corpo e ne trae e ne estrae energia, no? Nel caso del museo poi è l'energia ideologica che forma, no? L'idea anche poi dello Stato-Nazione, se si pensa poi all'esposizione coloniale, no? Che in qualche modo costruisce l'italianità attraverso l'alterità. Però appunto io l'ho voluta prendere dal lato, diciamo, del mondo vegetale. E quindi in cosa consiste la scultura? La scultura è una struttura spiraliforme ascendente che ricorda un po' la Tatlin, ma è fatta in rete elettrosaldata, quindi è un materiale, sembra ricorda un po' una gabbia, è di fatto anche una gabbia. E sembra anche un monumento non finito, sembra che debba arrivare una colata di cemento che non arriverà mai, quindi anche un po' una mancata promessa, una promessa mancata, no? L'utopia mancata, l'utopia come promessa mancata, la modernità. Quindi c'è quella stessa idea universalista che in qualche modo l'installazione vuole criticare, chiamandosi appunto espositore universale, ironicamente. E dentro l'espositore universale poteva anche essere vuota, in teoria, perché bastava forse come oggetto vuoto, ma in realtà ho voluto riempirlo di oggetti specifici. Sono zucche simili alle cucuzze siciliane come specie, ma provengono da orti cinesi. No, una è veramente una cucuzza di famiglia che mia nonna si faceva mandare i semi dalla Sicilia negli anni '80. Vabbè, è un dettaglio secondario. Le altre provengono da orti cinesi sequestrati in Toscana,
da un orto specifico, sequestrato sulla base di un'ossessione identitaria, direi, in qualche modo, perché poi le motivazioni specifiche non sono... È un fenomeno che, insomma, va avanti da alcuni anni, questa specie di tandem, di balletto tra confisca e poi copertura mediatica di questa confisca che assume sempre linguaggi che, se analizzati, si rivelano apertamente razzisti. Quindi, appunto, da denominazioni grottesche tipo cavoli mai visti, cavoli anormali e cose del genere, fino a bisogna sradicare sul nascere questo tipo di imprenditoria orientale, proprio cito da una... E questo linguaggio è anche trasversale a varie testate molto diverse una dall'altra. E quindi sì, in qualche modo ho voluto rendere esplicita questa azione di violenza, e quindi l'espositore in qualche modo fa questa... in qualche modo... rende esplicita quella che l'esposizione museale è il non detto, no? È la menzogna dell'universalità, in qualche modo. Rivela il fatto che qualunque corpo che viene esposto è stato preso da qualche altra parte, è stato in qualche modo decontestualizzato, e si fa una violenza che poi è inscritta anche su queste zucche, di fatto. E si estrae una qualche forma di conoscenza da queste zucche. Invece in questo caso l'espositore evidenzia questa violenza. Questo è il senso del lavoro. Sì, per ora posso fare. Una gabbia. Sì, grazie mille. Diciamo, a me ricordava anche la catalogazione, quella parte della necessità genetica di brevettare sementi e quindi regolamentare anche, quindi le nuove enclosure, qualcuno le chiama. Passo subito la parola a Federica Di Meto. Grazie, ovviamente io, stimolata da quello che ha detto Leone, vorrei dire tutt'altro rispetto a quello che avevo immaginato di dire, perché ho preso un po' di... intreccio insomma i miei spunti con i suoi, perché in realtà ci sono veramente molti punti di contatto, a partire da questa idea dell'esposizione, dell'esporre, perché sostanzialmente l'esporre è una conseguenza dell'osservare con un'ottica che è sempre un'ottica di dominio, un'ottica di potere. Dal mio punto di vista, è femminista antispecista, io indago proprio quali sono i meccanismi ideologici, principalmente culturali, perché comunque io faccio studi culturali, ma che poi si... tramutano in dispositivi materiali di speciazione, e la speciazione è innanzitutto una postura epistemologica, che dispone l'altro di fronte al sé, e per poi metterlo sotto sostanzialmente, no? Questo, il dualismo, i dualismi che tutti i femminismi hanno da sempre, da posizioni diverse, contestato, sono sempre stati alla base di un pensiero che ha smarcato il soggetto dominante, rendendolo invisibile per poterlo rendere dominante. Quindi l'invisibile domina, il visibilizzato è dominato, è specificato, è specizzato, potremmo dire. Del resto specie viene da specere, che è proprio il latino per osservare, no? Quindi tutti i meccanismi di speciazione e specificazione portano a definire, nel senso del creare argini, del creare limiti, del mettere confini, del creare tassonomie che ancora una volta possono essere tassonomie simboliche, come quelle dei bestiari, per esempio, che è il tema che io decostruisco proprio nel mio falso bestiario in realtà, no? Ma sono anche recinzioni irreali, gli zoo, gli allevamenti intensivi, le enclosures, se vogliamo parlare di proprietarizzazione di quelli che erano i commons, di quelli che sono i commons, i beni comuni, cioè la terra. Non direi neanche la natura, perché la natura in realtà è un concetto prodotto, inventato, la natura in realtà è contro natura, se dobbiamo dirla con la tour, no? Ma in realtà volevo parlare d'altro, cioè volevo proprio parlare, non è poi così distante, di quei meccanismi di animalizzazione che riguardano sia gli animali sia gli umani, perché l'utilizzo dello specismo come ideologia discriminante e gerarchizzante non è qualcosa che riguardi soltanto il non umano, ma riguarda anche l'umano, e riguarda l'umano con il non umano insieme, riguarda le relazioni che si possono creare in modi diversi tra l'umano e il non umano.
Allora, immaginiamoci la vita, il vivente, come un continuum nel quale vengono creati dei tagli che sono sempre tagli di tipo storico, che sono sempre tagli situati, posizionati geograficamente, appartenenti a culture diverse, in cui l'animalità e l'umanità oscillano costantemente e vengono costantemente messi in relazioni differenziali. E che ovviamente si intrecciano con altri sistemi di potere in una prospettiva che il femminismo chiama intersezionale: sono il razzismo, sono il sessismo, sono l'abilismo, sono l'ageismo e tante altre cose. Io scelgo di osservare queste relazioni di potere in un'ottica antispecista, quindi vedere laddove funziona, è messo in atto il meccanismo proprio della speciazione. Pensiamolo in chiave postcoloniale e vediamo un attimo che cosa è successo da un punto di vista proprio della storia coloniale con i processi di animalizzazione. Pensiamo alla frase "siamo animali" e "non siamo animali", due frasi che vengono utilizzate in modi molto diversi da soggetti posizionati molto diversamente. Viene spesso detto "non siamo animali" come una rivendicazione di umanità da soggetti che nella storia sono stati fortemente animalizzati, quindi per esempio i migranti, quindi per esempio le persone non bianche, quindi tutti quelli posti in condizioni di marginalità, i cosiddetti soggetti subalterni, no? Per il pensiero postcoloniale. Allora, per i soggetti subalterni, dire, come diceva anche Sojourner Truth nel 1863, nella sua famosa rivendicazione "Am I a woman? Non sono anche io una donna", significa cercare di riconquistare una soggettività da un punto di vista, soggettività umana, da un punto di vista ovviamente assolutamente tattico, cioè posizionarsi nell'umanità per rivendicare politicamente un'appartenenza a un comune. Dall'altra parte ci sono però anche quelli che dicono siamo animali, no? In una posizione, lo possono dire molto spesso perché hanno già un'umanità di cui possono fare a meno. Quindi è paradossale tutto ciò, però in realtà è per dire che cosa? È per dire che la rivendicazione dell'umanità e la rivendicazione della animalità funzionano in modi molto diversi, che non possono assolutamente essere universalizzati. C'è spesso stata una polemica all'interno del femminismo nero, per esempio, o dell'antispecismo nero, proprio intorno alla questione dell'animalizzazione. Chi può dire, chi ha il diritto di dire "siamo animali"? Perché dal nostro punto di vista moltissime femministe problematizzano la questione, ma non solo, in generale teoriche del pensiero postcoloniale. C'è un famoso libro che si chiama, di Marjorie Spiegel, che si chiama "The Dreaded Comparison", cioè "il temibile confronto", in cui Marjorie Spiegel dice: ma questo confronto tra l'umano e l'animale va fatto o non va fatto? Lo fa in chiave chiaramente postcoloniale, analizzando tutta la storia anche dello schiavismo, quindi tutte le esperienze dei neri in schiavitù, che erano animalizzati, ed erano animalizzati attraverso pratiche che li accomunavano agli animali. Pensate alla marchiatura a fuoco, pensate al fatto che quando scappavano dalle piantagioni venivano fatti inseguire dai cani come se fossero appunto animali da sbranare. Pensate agli allevamenti di schiave per fare figli, fondamentalmente, no? Cioè donne che venivano utilizzate solo per il lavoro riproduttivo, perché fornivano manodopera alle piantagioni. Pensate anche alla nascita della ginecologia, che non è innocente, perché Marion Sims, il padre della ginecologia, sperimentava le sue cure e ha inventato lo speculum, che ancora oggi si usa esattamente così com'era, e c'è un enorme dibattito attorno anche a questo e all'assurdità di questo strumento nella sua forma, anche nella sua dolorosità, no? Sperimentò le sue cure su donne schiave,
inabili al lavoro, rese inabili al lavoro delle piantagioni, perché spesso malate di fistole vaginali, perché costrette a partorire continuamente, non curate e rimesse subito al lavoro. Quindi lui le utilizzava per far progredire appunto questa scienza, che poi sarebbe diventata la ginecologia, utilizzando di fatto questi corpi come risorse. Mammi, la parola mammi, cioè balia, la balia nera col fazzolettino in testa che si vede in tanti film, vedi anche Via col vento, viene da mammifero. È una forma di animalizzazione verbale, il femminile viene spesso animalizzato, basti pensare all'utilizzo delle parole insulto, vacca, troia, eccetera, eccetera, sono tutte parole animali che riguardano il regno animale. Quindi, diciamo, qui adesso sto deviando sulla questione femminista, però Marjorie Spiegel in questo libro dice: noi questo confronto lo dobbiamo poter fare, ma lo dobbiamo poter fare in un modo che non è un modo universale, è sempre un modo situato, è sempre un modo posizionato. Chi ha il diritto di dire non siamo animali? Chi invece si può permettere di dire siamo animali, anche noi siamo animali? Chi può scavalcare l'umano? Chi può andare nel postumano? E da questo punto di vista è fondamentale, per esempio, la riflessione di Sylvia Winter, riflessione pienamente postcoloniale attorno al concetto di umanità e attorno al recupero per alcune soggettività storiche del concetto di umanità. Io mi fermo per non andare troppo oltre, poi casomai riprendiamo. Andreas. Bene, si è migliorato un po' l'eco, sono molto grato, altrimenti avrei detto facciamo proprio ecofilosofia in quest'aula. Quindi, cosa posso aggiungere dalla mia prospettiva? Come biologo anche filosofo, ho pensato un po' cosa sarebbe la memoria dal punto di vista della materia, e vorrei proporre che si può anche rovesciare il titolo di questo panel o di questa serie da Memory Matters a Matter Has Memory. Quindi volevo aggiungere un po' questa prospettiva, ma soprattutto nella prospettiva, nella vista dell'incarnato, dell'organico come materia che vive, come parte della stoffa di questo cosmos che siamo noi e che siamo noi in condivisione vissuta. E lì, secondo me, possiamo scoprire una memoria che soprattutto è molto più grande della nostra memoria, della memoria, diciamo, storica, o della memoria individuale o razionale o teorica forse, o linguistica. E questa memoria è anche sempre la memoria dell'altro o l'impatto dell'altro, quindi nella memoria corporea, poi provo di spiegare un po', c'è sempre un incontro tra una individuazione e altre individuazioni, quindi c'è sempre un incrocio o sempre una trasformazione. Quindi è una cosa, questa memoria incarnata è una cosa che, di cui non siamo maestri, che non possiamo governare, che non possiamo, non abbiamo il potere di comando. Per quello anche ci sono state nella storia dell'Occidente quelle tendenze forti di opprimere, di incastrare, perché non, in verità chiaramente non c'è questo potere della ragione umana. Quindi la memoria è qualcosa che forse che ci coinvolge, che ci mette tutti insieme, e non è qualcosa che non è tutta qualcosa fabbricata di noi, e così è anche implicita.
Quindi non è mai possibile di tirarla fuori in una maniera totalmente disambigua, chiara, solida, unica, perché è sempre implicito tutto il resto del mondo. Un paio di esempi che mi fanno pensare in questa direzione, per esempio il respiro, il nostro respiro è già memoria, perché il nostro corpo deve riconoscere l'altro corpo che incorpora respirando. Respirando incorporiamo quello che respirano gli alberi, quello che mettono gli alberi nell'atmosfera, in quello che noi chiamiamo il clima, che è molto di più di questo, di solo questo, perché è l'incontro del respiro. E quindi il corpo deve conoscere, deve sapere, deve sapere dove mettere questo dono per rifarsi in una certa maniera che è anche memorizzata. Quindi si vede già lì, è una cosa comune, non è una cosa fatta da un individuo secondo una idea, è qualcosa, una creazione, una co-creazione comune. Un altro esempio anche molto interessante sono i neuroni specchio, in cui sicuramente tutti conoscete un po', quindi sono neuroni, anche sistemi di neuroni nei cervelli di tante specie, non solo umani, che quando vediamo il corpo di un altro in un certo gesto, fanno che riviviamo emotivamente sul livello incarnato, incorporato, questo gesto. Quindi se uno cade, sentiamo, non 100%, comunque sentiamo questa ferita, questo dolore, e questo funziona anche, come sappiamo, attraverso le specie. Quindi anche se un cane cade, o un cavallo, se una vespa va troppo velocemente contro un vetro, per esempio, è anche una pianta, quindi è una cosa molto interessante. E non è arbitrario, non è una cosa che possiamo fare, non possiamo decidere. Ci sono alcune persone che hanno perso questa maniera di empatizzare con questo sistema, quindi è una cosa che può anche venire distrutta. Comunque, di solito è che ricordiamo noi nel corpo degli altri, che per me è una cosa molto abbastanza forte. Va bene, cosa d'altro? Questo forse già mette un po' in enfasi quello che per me, pensando su questo, questa prospettiva, su questo termine, forse è la cosa più importante oggi, a questa occasione, che non abbiamo la scelta. Abbiamo forse un po' di scelta, ma non abbiamo la scelta nel senso della scelta occidentale, dove possiamo proprio comandare tutto, ordinare tutto, definire, creare. Non abbiamo la scelta, siamo in un misto comune che produce noi, su un livello molto basico, incarnato, che non siamo in cima di questo. Un altro esempio per questo è nella storia umana, che è parte della storia, si dice la storia della natura. Io sono molto d'accordo di smettere di dire natura, perché lo abbiamo subito reso oggetto. Quindi Se questa è l'unica cosa che portate a casa di questo panel, che provate di non più dire la natura, invece dite altre persone che sono diverse, forse, una proposta. Quindi è già successo tanto. Quindi volevo dire che nella storia, nella lunga storia profonda della coabitazione del vissuto, di cui è uscito anche l'umano, i virus sono diventati, hanno aggiunto 20% della nostra memoria, si può anche dire genetica,
E quindi siamo anche una memoria del, di quello che all'inizio si vedeva o si poteva vedere come, come il contrario della nostra esistenza. Quindi è così, anche questo è per i nostri tempi pandemici forse un'osservazione interessante. Ok, credo che finisco qui. Finisco dicendo che ho parlato molto della memoria perché era un po' l'idea di questo panel, quindi volevo aggiungere a questo. Comunque dobbiamo anche parlare, non lo faccio adesso, di cosa significa questa memoria condivisa in cui ci facciamo individui che vivono un significato di questa condivisione, quindi che prospettiva vissuta interiore da questo, perché anche questo secondo me non possiamo scegliere, quindi siamo un po' siamo dentro questo e secondo me questa prospettiva vissuta condivisa con tutti che condividono questa memoria è una uno dei vissuti colonizzati che dovremmo riscoprire, liberare e salvare. Ok, adesso mi fermo, siamo forse tutti parlati un po' lungo. Grazie. No, grazie mille, è difficile fare, ecco, fermarvi, ma abbiamo ancora meno 20 minuti, se avete pazienza, per un altro giro, magari un po' più veloce. A me piacerebbe proprio partire da quanto ci siamo detti, vale a dire... un'ecologia senza natura, dice qualcuno, no? Alla Timothy Morton, quindi basta con l'ecologismo che inventa natura dovresti spostare il microfono, sì. Così diventa meglio. Sì, ok, sì. Scusate. E ritiene, diciamo, ritiene di avere il potere anche di conservarla e talvolta per conservarla espelle proprio chi in quella natura abitava, no? È un po' la questione che vi dicevo all'inizio di questo antropocene tecnocratico, per cui troveremo una soluzione. La gestione. E anche prima facciamo un cenno all'editoria che esplode attorno a questi temi e a, ahimè, questa postura. Allora, chiudendo e tornando anche a Memory Matters, memorie dal futuro, quindi futuri presenti, cosa immaginare, cosa è memorabile? Siamo d'accordo sul cooperare anziché competere, sul generare parentele, direbbe qualcuno, e quindi stare dentro all'ecosistema, ecco, essere persone, le persone, anche questa è una persona, quindi vedere le varie prospettive. Come si coopera nei neoecosistemi? Leone Contini, ho visto delle cose straordinarie. Ne avevamo parlato un po' in questi giorni. Nel 2014 io ero a Monaco, di Baviera, per un sopralluogo, per un progetto. Eravamo a Olympienberg e a un certo punto io vedo questi conigli e comincio a seguire questo coniglio che entra dentro un cespuglio, io entro dentro un cespuglio. Insomma, e alla fine questo coniglio mi porta dove ci sono le tane loro, no? Io mi avvicino, li scappo dentro la tana e mi rendo conto che dalle tane loro hanno scavato, no? Quindi hanno buttato fuori tutto quello che era dentro la collina e mi rendo conto che ho come l'impressione di essere in un sito archeologico della modernità, perché vedo tutti oggetti di case anni 30, 20, 40, 800, pezzi di porcellane e quindi sono dai miei amici, scusa ma dov'è? Che è qui? Cosa c'è qua sotto? E mi spiegano. Che quella in realtà è una collina artificiale creata dopo la Seconda Guerra Mondiale, accumulando tutte le macerie dei bombardamenti. E niente, la cosa finisce lì per qualche anno. Insomma, mi colpisce molto questa cosa, proprio perché in realtà è anche un luogo della quotidianità, no, della rigenerazione nella quotidianità degli umani e dei non umani, chi va col cane, lo scoiattolo, poi... Cioè tutta questa cooperazione, questa coabitazioni, esatto. Poi vabbè, la cosa resta in uno stato così potenziale per alcuni anni, poi non so se è il caso di oltre il postumano inserire l'elemento del sovrumano, forse si va troppo oltre, però in realtà ha anche a che fare con il colonialismo. Allora a un certo punto io scopro che nel 40,
1943 a Milano, durante il bombardamento, quindi c'è sempre questo elemento della tossicità della storia, una bomba incendiaria colpisce le collezioni etnografiche a Castello Sforzesco, tutta la collezione africana viene distrutta e viene danneggiata in modo grave e mutilata da alcune sue componenti, una scultura sino-tibetana buddista di Yamantaka, che rappresenta Yamantaka. Poi questa scultura viene restaurata, insomma c'è tutto un processo di riemersione, diciamo, dalle macerie di questa scultura, che poi viene anche restaurata. Però appunto alcune delle sue parti sono mancanti, quindi da lì è iniziata la mia progettualità, cioè io mi sono immaginato che queste parti mancanti erano da qualche parte in queste colline europee e non europee, perché poi non sono solo chiaramente in Europa. Per esempio a Milano, c'è anche a Milano una di queste colline artificiali, Montestella, e a Stoccarda, appunto, citavi che ho vissuto a Stoccarda, anche lì c'era Monte Cerbellino, Monte Piccolo Scerbe, Piccola Maceria, e quindi io mi sono in qualche modo mi sono immerso in questi ecosistemi ibridi per alcuni mesi della mia vita. Ora non sto a raccontarvi in cosa poi consisteva il progetto, poi quello che volevo raccontarvi era di questa mia sprofondare dentro questa... ecco, parlando di memoria, sono come dei monumenti fatti anche di oblio, diciamo, no? Cioè dove si ricorda, si può ricordare, ma sono anche luoghi dove dimenticare, no? Cioè, intanto c'era questa ambivalenza, no? Sono monumenti alla stupidità umana, è un lascito quasi geologico che i futuri persone future avranno problemi a decodificare. Perché non avranno alcun senso da un punto di vista biologico che in una pianura, nella pianura padana, possa esserci una montagna alta quasi 100 metri costituita da pezzi di casa distrutta. E poi dopo c'è appunto in questa dimensione c'è anche la collaborazione tra specie diverse, appunto io non potendo trovare questo corno mancante di questa divinità, me lo immaginavo nel profondo di queste colline, poi essendo una divinità poteva essere a Milano, ma poteva essere anche a Palermo, il Foro Italico, dove l'immondizia di guerra è stata tumulata in mare, o lungo tutta la costa di Palermo, dove l'immondizia è quella invece del Sacco di Palermo, e quindi non è immondizia bellica, ma è ben più tossica, volendo. E quindi ecco, in questo paesaggio di antropocene esasperata, in qualche modo, allo stesso tempo vedevo i segni di questa digestione, però non so, non vorrei fosse immaginare che la natura sia impegnata nella digestione del lascito tossico umano, sia un po' una forma di umanocentrica. Però in effetti comunque questi luoghi tossici vengono lentamente, in un tempo inimmaginabile, scomposti poi in atomi semplici, se pensiamo a come funzionano le radici che in qualche modo pompano su acqua e quindi disgregano gli elementi, entrano nel tessuto degli alberi che poi muoiono, e quindi insomma si crea una specie di... Quindi avevo ecco l'impressione di questi luoghi come luoghi di trasmutazione. Sì. Post-industriale. E quindi poi la germinabilità mi interessava, anche la possibilità che questi luoghi germinassero e fossero... Mia quanta roba. Sì. Allora, secondo me non è che dobbiamo poi fare chissà qualcosa di nuovo che non abbiamo già o con cui già non ci confrontiamo, è che proprio dobbiamo guardare le cose in modo diverso. Che è per giocare sempre con le etimologie, perché oggi ho parlato di speciazione, specere, speculum, sono tutti con la stessa radice, anche lo speculum, guarda caso, no? Dobbiamo imparare a rispettare. Rispettare significa proprio riguardare, cioè guardare le cose in modo diverso, e farlo significa anche riguardarci. Perché noi abbiamo sempre noi umani, intendo, poi ovviamente è un noi assolutamente generico che non riguarda tutti e non tutti allo stesso modo, come è generico, e anche secondo me un po' lascia il tempo che trova la definizione di antropocene da questo punto di vista, no? Perché è veramente molto omogeneizzante e universalizzante. Però se in questo quadro che stiamo facendo ci mettessimo dentro il quadro e cominciassimo a vedere le relazioni, invece che vedere le sostanze e le risorse e le cose da estrarre e le cose da astrarre e le cose da osservare, ma cominciassimo a renderci conto che tutto ciò che
noi stiamo osservando, che stiamo strumentalizzando, che stiamo cercando di gestire, perché come giustamente diceva Vittorio, anche tutto il discorso del conservazionismo ha una fortissima radice coloniale e colonializzante. C'è un bellissimo libro di Salazar Parreñas che si chiama Decolonizing Extinction, che è proprio su questo. Lei è una teorica antropologa, teorica femminista, che scrive un bellissimo libro sulle riserve degli oranghi in via di estinzione nel Borneo, e racconta non soltanto questa immagine un po' edenica, no, che abbiamo noi dei rifugi, dei luoghi appunto, delle riserve, dei luoghi dove viene protetta la natura, ma questi conflitti quotidiani che coinvolgono umani e non umani, e non umani animali o vegetali, in relazioni che sono anche difficili, conflittuali, mortali, non necessariamente collaborative e non necessariamente diciamo orientate secondo una logica costi-benefici, ma anche portate al dispendio, portate alla distruzione, in base a chi è coinvolto in queste relazioni. Ma sono però relazioni che tengono conto delle relazioni, cioè che non sganciano chi fa parte di quel quadro dal quadro, in questo caso ovviamente gli umani che raccontano le storie e che cercano di gestire. La logica della gestione del management, la logica della transizione ecologica, sulla quale io metterei 500 virgolette, perché anche lì questa logica della transizione è una logica che non fa a meno di un vocabolario e di una serie di logiche che sono sempre astrattive ed estrattive, che sono sempre orientate al profitto. Ma qua la questione è un'altra, qua la questione è ritornare a quello che già c'è, cioè, come diceva giustamente Andreas, il fatto che siamo tutti interconnessi. Purtroppo, ovviamente, siccome non viviamo nell'Eden né nell'età dell'oro, viviamo anche in sistemi ben precisi che hanno radici storiche, sociali, economiche, tecniche, eccetera, eccetera. Bisogna guardare a come poi queste relazioni vengono scatenate o concatenate malamente attraverso relazioni storiche che sono sempre poi di potere. Mi infervoro . Sì, siamo solo all'inizio, giusto? Possiamo, poi continuiamo inufficialmente per 3 ore. A cena. Mi piace la tua domanda, Vittorio, come si coopera? E come si coopera tra tutti i soggetti incarnati? Mi piace come punto di partenza, perché è già radicalissimo, no? Se tu suggerisci di pensare l'agricoltura come cooperazione tra tutti quelli che sono impiegati, quindi gli umani, ma anche quello che chiamiamo gli animali, che sono in verità un assemblage di specie. Anche noi. Sì, 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 tutti. No? Non, è difficile, non puoi neanche delineare i confini, no? Come mio insegnante Varela ha scritto un articolo che si chiama Il soggetto è una rete di selfless selves. E quindi è questo, no? Se tu guardi bene. Quindi, e siamo tutti, in verità il fatto che siamo ancora qui è il dovuto alla cooperazione sul livello di questa materia viva che siamo, che sta cooperando anche non volendo, no? Anche tutte le cose che facciamo noi umani industrializzati, comunque continua ancora, continua male, gli insetti hanno deciso di sparire lentamente perché non vogliono più essere parte di questo, comunque, quindi è già questa cooperazione, solo che non la vediamo neanche come cooperazione, la vediamo come l'uso gratuito di una risorsa che è garantita all'eternità, ma in verità è una cooperazione feconda a cui non contribuiamo quasi niente in maniera conoscente.
E così questa domanda che è forse è stata intesa come domanda filosofica diventa una domanda politica, ma fortemente politica. E sì, deve essere una domanda fortemente politica. E come dice Bruno Latour, che abbiamo già citato, nella fase del suo sviluppo, quando ha ritrovato Gaia, la terra come attrice, essere vivente, dice che l'errore fondamentale della sinistra ecologica era di non cooperare con la terra come attrice. Perché la sinistra, come tutti, ma forse anche di più, ha detto: ma sono questo, sono oggetti, non siamo sentimentali, facciamo. E lui, Latour, dice, era l'errore fondamentale, questa cooperazione. E comunque, se ci chiediamo ma come si coopera, non è una cosa semplice e non è una cosa romantica. No? Adesso cooperiamo e poi tutto sarà bello e bene e siamo tutti felici, perché cooperare con il vivo vuol dire essere d'accordo di essere mortale in ogni momento. Rendersi commestibili, e questo l'ostacolo, io lo capisco bene, che la nostra civilizzazione, che è una civilizzazione che si è proprio costruita contro la morte, come negazione della morte, è molto difficile per una civilizzazione di rendersi commestibili, perché vorrebbe dire di accettare la morte come parte della memoria condivisa di tutti, che non cede di ricrearsi, ma vuole dire accettare la morte, e questo è difficile, sappiamo, io lo so che è difficile. Va bene, adesso qui mi fermo. Io posso glossare un attimo quello che dice. Ovviamente mi piace, proprio soltanto con una frase, no? Siccome non l'ho ancora citata completamente, della studiosa che io studio da anni, che è Haraway. Haraway dice una cosa bellissima, la dice in Manifesto Cyborg, tra l'altro, non nell'ultimo libro, che è quello più eco, secondo, diciamo, la lettura mainstream. Dice: la vita è una finestra sulla vulnerabilità. Sarebbe un peccato chiuderla. E questo cosa significa? Che riconoscere la nostra finitudine, cioè il fatto che siamo appunto mortali, ci porta anche a riconoscerci dipendenti. No? Cioè, di fatto, a riconoscere che la disabilità è in maniera neutra una condizione assolutamente comune, ma anche partire da un comune che è fatto di differenze, perché il punto, secondo me, sta proprio qui. Noi spesso evochiamo dei concetti o degli assoluti, natura, cultura, società, che evocano a loro volta dei comuni che sono in realtà totalità, sono totalizzanti, mentre il comune a cui si fa riferimento adesso è basato proprio sul continuo differenziarsi, ma in relazione. Grazie, grazie mille. Io, se c'è qualche domanda, considerazione dal pubblico sui numerosi stimoli che, a partire da Memory Matters, abbiamo discusso su questa ecologia politica decoloniale. Quali memoria? Io attendo qualche secondo, perché io avrei mille domande. Ecco. Buonasera, intanto grazie per la presentazione. C'erano alcune riflessioni, più che altro nell'introduzione di ognuno, che volevo... su cui vorrei fermare, riflettere e sentire di più a riguardo. La prima che mi ha, catturato l'attenzione, è, venendo dagli Stati Uniti, è la frase anti-woman, e questo contesto qua, che penso c'è, alla fine, più che una riflessione sul essere considerato animale, era una riflessione legata al non essere considerato a livello di diritti come le donne bianche. E quindi, secondo me, non, quando si parla di chi può fare la scelta
di analizzare o meno, in realtà questo presuppone per me che si può analizzare qualcuno, e che invece secondo me non è possibile, visto dall'altra parte, cioè io sto pensando anche a un discorso che ha fatto Leopold Senghor a Firenze nel 62, che parlava del ruolo dell'Africa in Europa e quello di salvarli dalla disumanizzazione, perché questi gesti di cercare di rendere animali sono quelle cose che rendono animali, no? E quindi c'è queste dimensioni qua, secondo me sono a livello di prospettiva cose su cui anche costruire e riflettere, e secondo me anche un'altra che si legano anche a un'altra riflessione che è stato sollevato sull'idea di non avere scelta, secondo me è una cosa pericolosa di fronte alla deresponsabilizzazione che abbiamo ognuno di fronte a queste questioni. Cioè, noi abbiamo scelta e tante persone hanno scelto di seguire una scia super pericolosa basato sulla violenza e su continuare di andare avanti con quella violenza. E penso che l'idea di non avere scelta è un'idea molto pericolosa, perché fa sì che noi si va avanti su una storia che è stata costruita non dal colonialismo moderno, ma possiamo partire, se vogliamo partire dai romani in antichità, ci sono marchi di schiavi sulla faccia e queste cose che si vedono anche nel modernità. E secondo me l'idea di cooperare con la terra, cioè come soluzione, è importante non pensare a cooperazione come una cosa staccato da realtà che già esistono, di popoli che per tantissimi secoli hanno cooperato con la terra, e di realtà che esistono però che devono lasciare da parte un approccio violente che va avanti perché magari sembra prescritto in questo modo. Non era la domanda, forse. Sì, sì, forse mi sono spiegata male. Io dicevo esattamente, concordo esattamente con quello che dicevi tu relativamente al fatto che proprio perché l'animalizzazione non è qualcosa che separa nettamente l'umano dal non umano, ma può essere strumentalizzata in base al soggetto che la usa contro o per, no? E quindi per esempio anche, prendiamo anche la cultura popolare, prendiamo per esempio un film come King Kong, no? King Kong, il classico jungle drama proprio da manuale, vede che cosa? Vede la donna bianca, la donna nera, l'uomo bianco come tre figure e anche gli indigeni nativi o comunque i selvaggi come figure che ognuna delle quali ha delle caratterizzazioni ben precise. La donna bianca è da salvare, ma è comunque in una posizione subordinata rispetto al maschio, no? Che la salverà, ma è dominante rispetto alla donna nera, che invece è più vicina alla natura. Questo per dire cosa? Per dire che appunto ci sono delle gerarchie di animalizzazione. Cito qui un altro testo molto bello che si chiama Animesis di Mel Chen. Animesis verte proprio su questo, cioè sul fatto che questa asticella del passaggio, o anche un altro testo ancora che si chiama Infrahumanisms, questo muoversi delle gerarchie, questo muoversi delle scale tra animale e umano, si intreccia a tante di quelle relazioni di potere che non può essere considerato solo in relazione al vivente umano e al vivente non umano, ma deve essere considerato appunto in relazione al corpo più o meno abile, al corpo sessuato, all'orientamento di genere, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente d'accordo con te, e anche sulla questione della scelta sono d'accordo, che è una domanda che però rivolgevi a lui. Infatti è una cosa su cui io, è vero che noi non abbiamo scelta, ma purtroppo viviamo in situazioni e in condizioni storico-sociali che in realtà ci portano continuamente a fare delle scelte, semmai non dovremmo fare delle scelte individuali, perché non è una questione di individuo, ma è sempre una questione di collaborazione, di cooperazione o di anche di conflitto, riconoscimento del conflitto.
Però ci sono delle strutture che vanno smantellate, dal mio punto di vista questo è proprio una questione politica forte. Forse la differenza sarebbe, mi sono spiegato un po' vagamente, che volevo dire che non siamo noi a scegliere, solo noi, è un'altra cosa, abbiamo tante scelte, ma non siamo noi che siamo... che comandiamo. Mi volevo permettere di chiudere, forse chiudere, con, citando te, che mi è piaciuto molto, e suggerendo un'alternativa per la parola natura, che abbiamo trovato stasera, forse una suggestione, un'idea. Il continuo differenziarsi in relazione, io aggiungo sentito. Sì, ma proprio sentito, con la prospettiva di esperienza. È così che includa anche noi. Se usiamo questo, cambia già il mondo, secondo me. E io lo suggerisco proprio come piccolo esercizio di non più dire natura. È una cosa molto interessante, perché si deve comunque trovare qualcosa, no? Se vuoi dire qualcosa, di solito useresti la parola natura, comunque devi mettere qualcosa, allora diventi molto più chiaro di cui parli. Io lo provo, non ci riesco sempre, comunque lo provo, è interessante. Qui ci sono tutte una serie di mostre che si chiamano arte e natura, natura e arte, quindi prendiamola come occasione. Sì. Arte e natura, ma arte abbiamo un altro problema con questa parola, no? che è anche una parola che taglia un pezzo del se tu parli con qualcuno di una cultura indigena di arte astratta, inventata da maschi bianchi europei all'inizio del Novecento, no? ti ride in faccia. Come poi anche la questione del discriminato alla cultura cambia da cultura a cultura, quindi sì. Già solo questo servirebbe a relativizzare. Stampato in italiano Philippe Descola, Natura e cultura, che suggerisco su questo. E Viveiros de Castro. Sì. Lui parla, fa anche una relazione domani qui, quindi molto consigliato. In streaming, no? In streaming, però, sì. Grazie, della grazie mille per la pazienza. L'eco. Ah, non sono riuscito. Solo il mio. E se ci sono altre domande, considerazioni. Buonasera. Io volevo fare una domanda e soffermarmi invece sul concetto di mortalità, no? Che avete citato poco fa. Secondo me non è tanto il concetto di tenere presente la mortalità, diciamo, nostra, più che altro è che abbiamo perso la percezione della scala, no? Da umano, una parola che faccio fatica a dire, ma da nazione, continente, pianeta e così via. Cioè, se noi ci rendessimo conto quanto contiamo a livello corporeo, in scala appunto al cosmo in cui viviamo, tutto sarebbe relativo, tutto si ridimensionerebbe. Invece c'è questa sensazione di essere un po', no, troppo potenti. Cioè, quindi non è tanto non essere consapevoli della propria mortalità, ma è più che altro una visione, una prospettiva della, un po' anche narcisistica, no? Di valere tanto, di dover fare tanto, di dover lasciare il segno tangibile e non tangibile, no? Cioè un pochino, quindi anche ridimensionare e rendersi conto che alla fine l'unica certezza è che nasciamo e prima o poi dobbiamo lasciare posto, no? Cioè, quindi anche ridimensionare a livello personale e a livello collettivo le aspettative che si creano.
che tutto, cioè sì, oggi siamo qua a parlare di memory matters o di corsi di studio, di saperi, che però è un, cioè è qualcosa talmente futile, scusate se sono così, cioè, però in, cioè, messo insieme a tutto, a tutto, a tutta la percezione, no? In cui siamo. Mentre l'altra domanda che volevo fare alla signora Timeto è questo, cioè ha parlato di togliere le gerarchie, no? Chi definisce chi è umano, chi non è umano, e che bisogna in qualche modo smontare o decostruire delle gerarchie. Non è già un problema l'idea stessa che abbiamo delle gerarchie, perché noi possiamo partire con una prospettiva, con un concetto di gerarchia, di un concetto di che cos'è legame tra umano e animale, che definisce e chi si definisce o chi definisce la vicinanza o la lontananza con la natura, con l'animale. Invece un'altra prospettiva o un altro contesto in questa gerarchia potrebbe non esserci, quindi già dare per scontato l'idea che ci sia una struttura, un qualcosa da decostruire, forse di nuovo ricaschiamo in quella prospettiva, no? Eurocentrica, occidentale, cioè non so come... No, nel senso che io sono perfettamente consapevole che è una visione assolutamente occidentale questa, e parlo da un punto di vista posizionato da donna bianca occidentale dell'Accademia occidentale, di cui io sono consapevole e che tematizzo continuamente, cioè il mio punto di vista è un posizionamento sempre dichiarato che io non ignoro. E so bene che mi riferisco anche a un certo modo di vedere le cose, ma soprattutto a un certo modo di costruirle storicamente, purtroppo non solo vederle, perché se fosse solo una questione epistemologica è viva, ma questa questione epistemologica, o meglio sarebbe il minore dei mali, ma poi questa questione epistemologica, cioè di sapere, diventa una questione di potere e quindi diventa un esercizio di discriminazione materiale, dove discriminazione può assumere tutti i significati possibili, da una discriminazione sociale a una discriminazione proprio anche spaziale, cioè compartimentazione degli spazi, chiusura degli spazi, creazione di spazi appositi, invisibilizzazione, eccetera eccetera. Però se prendiamo per esempio l'antropologia di Viveros de Castro, che parla ovviamente del fatto che persona è qualunque vivente che prende un punto di vista, che si posiziona in un punto di vista, quel tipo di visione è una visione assolutamente antiessenzialista e assolutamente interspecista. Purtroppo non è quella del soggetto moderno occidentale, che è quella contro cui io mi scaglio, ovviamente. No, quindi ne sono chiaramente consapevole, mi riferisco a un certo tipo di gerarchia. Il tempo purtroppo non c'è, però grazie.